Bene ragazzi, dopo questa bella fantastica introduzione vi do il benvenuto in Excel Magico numero 127. Oggi parliamo di uno strumento molto particolare che sono le mappe 3D, uno strumento che, come vedete alle mie spalle, questo qua sarà il risultato finale che andremo a fare insieme. Uno strumento un po' particolare, un po' controverso, perché non sembra neanche di essere in Excel. Nel senso che noi siamo abituati ad avere le nostre mappe geografiche piuttosto che le mappe tridimensionali all'interno del solito foglio bianco di Excel, ma qui, come potete vedere, abbiamo delle piccole videoclip, per cui un qualcosa di particolare, però a pensarci bene, molto interessante. Infatti questa analisi dei dati possiamo metterla all'interno, non so, delle slide di PowerPoint piuttosto che in un link di Excel, oppure, come ho fatto io all'inizio di un video, ho messo appunto questa videoclip, per cui un po' particolare ma decisamente molto interessante. Vale veramente la pena imparare questo strumento qua, strumento che è disponibile nella versione 2016. Volendo si potrebbe installare un plugin solo per la versione di Excel 2013, che si chiama però Power Map e non si chiama mappe 3D come quello che abbiamo nella versione 2016. Bene ragazzi, questo strumento qua lavora con le mappe di Bing. Bing è il famoso motore di ricerca della Microsoft, per cui è uno strumento decisamente molto preciso. Noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo fare solamente alcuni clic di impostazione. Ecco ragazzi, prima di farvi vedere come si fa, è giusto il tempo di ricordarvi di iscrivervi al mio canale se non vi siete mai iscritti e di spolliciare il più non posso se vi è piaciuto questo video qua. Bene ragazzi, vediamo come fare il tutto. Oh ragazzi, eccoci qua, vediamo cosa abbiamo qui davanti. Qui abbiamo il nostro bel database che si presenta con tre campi. Qui abbiamo il campo delle nazioni, qui abbiamo il campo del PIL 2016 e qui il campo del PIL 2017. Ovviamente avremmo potuto avere anche altri campi per determinare quelle che poi saranno le altezze delle colonne. Bene ragazzi, io ho scelto le nazioni perché voglio rappresentare il globo, ma nessuno avrebbe vietato di scegliere, non so, una nazione con tutte le regioni, piuttosto che le province delle regioni, piuttosto che i comuni della provincia, eccetera, eccetera. Addirittura avrei potuto scrivere come posizione geografica anche lo zip code. Zip code chiamasi anche codice di avviamento postale, proprio perché con le mappe di Bing lui mi riconosce l'esatta posizione anche attraverso lo zip code. Bene ragazzi, prima di andare avanti voglio chiarire una piccola cosa. Noi normalmente quando facciamo i grafici abbiamo una terminologia, però qui stiamo facendo le mappe 3D e abbiamo un'altra terminologia. Infatti con i grafici normalmente laddove ci sono i nomi o le date le chiamiamo categorie e laddove ci sono i numeri le chiamiamo serie dei dati. Però invece con le mappe 3D queste qua si chiamano posizioni e queste qua si chiamano altezze. Altezze per determinare appunto l'altezza della colonna, per cui abbiamo posizioni e altezze. Sembrerà banale, ma poi vediamo che quando entriamo nell'editor servirà a sapere qual è una posizione piuttosto che un'altezza. Bene ragazzi, ecco un'altra cosa molto importante: quando inserite i dati, che li inserite a mano, che li andate a scaricare da internet, fatevi attenzione che siano corretti, scritti con la stessa lingua, che sia italiano, inglese, francese, e non lingue mischiate, piuttosto che magari non ci siano dati duplicati o dati mancanti o dati incompleti, perché poi Bing non riconosce la relazione che c'è di loro e potrebbe non darvi dei dati, ok? Anzi, non ve li dà se sono appunto scorretti. Ecco, un'altra cosa molto importante: se per una qualsiasi ragione voi scaricate i dati da internet, normalmente i numeri vengono rappresentate con il puntino come delimitatore tra il numero intero e il decimale. Come potete vedere qua, io ho messo la virgola perché appunto, avendo scaricato questo dato qua da un sito che si chiama World Bank, eccoci qua, mi dava appunto il puntino, ma io ho fatto in modo che, adesso non vi farò vedere come si fa, ma ovviamente l'avete già visto fare in altre volte e anche in altri video, ho fatto in modo che ho sostituito, diciamo, il puntino con la virgola, ok? Adesso andiamo a richiamare la nostra bella mappa 3D. Ci assicuriamo che tutto intorno non ci sia niente, clicchiamo qualsiasi punto, diciamo, di questo database, andiamo qua nella scheda inserisci, andiamo a cliccare qua mappa 3D. Ecco qua c'è un piccolo tour che avevo già aperto io, lo chiudiamo e ne apriamo uno nuovo. Ecco ragazzi, io ovviamente avendo due monitor si è aperto nel secondo monitor, ci avrei scommesso. Ecco ragazzi, qua ci sono, questo qua è il wizard più importante che adesso lo useremo, ma poi ce ne libereremo. Questo qua è il campo dell'elenco campi. Bene ragazzi, qua ci sono scritte le nazioni, il PIL 2016 e il PIL 2017. Ovviamente io cliccando e facendo un drag and drop trascino le nazioni laddove ci sono le posizioni, ok? Vedete che inizia a prendere forma.
Ecco, io poi posso zoomare sia da qua, ma posso anche zoomare dal mouse. Posso dare anche degli effetti un po' particolari, ok? Magari spostare un po' il globo per dare gli effetti un po'. Poi qua dipende da voi, fare un po' come volete. Bene, ragazzi, a questo punto non faccio nient'altro che trascinarmi qua il campo del PIL 2016, lo trascino qua dove c'è scritto altezza. Vedete che inizia a prendere forma, iniziano ad alzarsi le colonne. E qua trascino l'altezza 2017, ok? Bene ragazzi, ecco qua le altezze io le posso anche spostare. Ecco qua. Qua io ho messo due campi, ma potevo mettere anche tanti altri campi. Ecco ragazzi, adesso a questo punto l'elenco campi non ci serve, lasciamo un po' di spazio proprio per motivi anche di inquadratura. E anche qua diciamo l'agenda non ci serve, possiamo o rimpicciolirlo oppure come faccio io, mouse destro, rimuovi. Ecco, prima di andare avanti, vi voglio far notare che ad esempio qua, vedete, in Inghilterra non c'è niente. E come facciamo a sistemare? Ad esempio qua c'è l'Inghilterra, ma potrebbero essere anche altri stati che non hanno scritto niente, ok? Per cui abbiamo inserito dei dati incorretti, quello che dicevo prima, ma come facciamo a correggere? Per correggere dobbiamo andare qua sulla destra, vedete qua c'è scritto il 98%, cioè Bing ha rilevato il 98% di dati corretti. Per cui cliccandoci sopra, voi noterete che mi compare questo wizard qua, dove c'è scritto England, che vedete che non trova nessuna corrispondenza, così come non trova corrispondenza con questi altri dati qua. Euro area, Latin American Caribbean area, Middle East e North Africa area, ok? Bene, questi qua possiamo eliminarli, ma possiamo anche, diciamo, tenerli. Però England ovviamente deve essere cambiata. Come facciamo a cambiarla? Dobbiamo ritornare in Excel. Andiamo a cercare England, che la troviamo, ecco qua, visto che sono in ordine alfabetico, li cambiamo. E laddove c'è scritto England, dobbiamo scrivere United Kingdom, ok? Kingdom, che Bing lo riconosce in lingua inglese correttamente con la scritta United Kingdom e non England, ok? Ovviamente adesso dobbiamo andare a fare un bel refresh all'interno dell'editor delle mappe 3D. Vedete che ancora non c'è perché io devo andare a cliccare, vedete qua sopra, aggiorna dati. Fateci caso. Boom, è tornato, per cui adesso funziona correttamente. Gli altri dati, questi qua, possiamo, come detto prima, lasciare. Vedete che England non c'è più, questi qua possiamo lasciarli, tanto non ci disturbano, non li rileva, per cui nessun problema. Bene, ragazzi, a questo punto direi che l'elenco campi, visto che l'abbiamo già inserito, non ci serve più. Così lasciamo un po' di spazio per l'inquadratura. Ecco, qua sulla sinistra vedete che ci sono diversi tipi di grafici. Ad esempio c'è questo grafico qui, piuttosto che magari torniamo a questo qua a pila, piuttosto che magari a torta, eccetera eccetera. Qua potete giocare un pochettino come volete, ok? Io lascerei questo qua e anzi istogrammi in pila piuttosto che magari a colonne raggruppate, questo fa più il nostro caso. Ecco, noterete anche che quando io mi avvicino con il mouse, anzi facciamo così, mettiamo un effetto più tridimensionale, vedete che qua io scopro sia la posizione, cioè Irlanda in questo caso qua, sia il prodotto interno lordo, ok, in percentuale. E notiamo che l'Irlanda è passata da un 5,14 a un 7,8. Direi che è un grafico niente male, ok? Bene, ragazzi, a questo punto non ci rimane intanto che fare delle piccole variazioni. Possiamo ad esempio scegliere un tema diverso. Possiamo scegliere, non so, più notturno, piuttosto che qua. Poi sta un pochettino a voi e giocare un po' con quello che più vi piace. Io sceglierei quello di default, il tema questo qua normale, che va più che bene. A questo punto dobbiamo creare questo nostro piccolo video tour. Come facciamo a crearlo? È semplicissimo. Ecco, qua c'è la prima sequenza, ok? Notate che qui c'è una ghiera. Io ci clicco sopra e do anche, non so, il tempo che voglio che duri la scena, do un nome, lo scriviamo, non so, mia, una scena mia, e gli effetti, facciamo una durata di, non so, qua scegliete un pochettino voi, poi ecco, effetto. Ecco, qua voglio che ad esempio ci sia, non so, un effetto ruota globo, ok? E diamo un po' di velocità. A questo punto, chiudendo qua, vedete cosa succede? Mi dà l'effetto di rotazione intorno al globo. Questa qua è la prima clip. Poi aggiungo altre clip e poi quando vado a, diciamo, renderizzare, faccio una clip unica. Vedete che è durata anche poco. Andiamo a creare qua dove c'è scritto nuova scena, eccoci qua. Ecco qua, vedete, crea una copia della prima scena attiva. Io direi di sì, però in questo caso qua io scelgo, anziché il ruota globo, scelgo, non so, entrata, cioè mi va proprio a vedere la nazione, cioè mi entra dall'alto verso il basso. Posizioniamoci un pochettino dove vogliamo.
è andata. Facciamo play. Vedete che mi dà l'effetto di entrata, così vede che i dati li prende bene. E poi possiamo giocare un po' come vogliamo. Adesso facciamo un'altra scena e poi direi di fermarci, ma possiamo fare scene, tante scene. Possiamo fare anche scene come quella che avete visto prima, che durava più di 30 secondi. Ecco qua, facciamo una nuova scena, copia dalla mia prima. Però in questo caso qua, anziché scegliere entrata, io direi facciamo ancora ruota globo, però andiamo un po' più veloci. Ecco qua. Però non partiamo da qui, facciamo una zoomata un po' più piccolina, così lo ruotiamo meglio il globo e dà un effetto più particolare. A questo punto vediamo cosa è venuto fuori. Eccoci qua, ruota globo, sta ruotando bene, direi che è fantastico. Bene ragazzi, a questo punto qua renderizziamo il tutto, vado qua in crea video, ecco qua possiamo riprodurre tutto il tour, cioè tutte queste tre clip qua. Invece crea video mi crea proprio un file MP4 di tutte queste tre clip qua, per cui vado qua in crea video, ecco qua scegliamo il formato, c'è cioè 1080p, 720p, 360, io direi di fare anche un 1080p che è un'alta definizione, non è 4K, però comunque direi che è buona, facciamo crea. Ecco qua, lo mettiamo qua nei documenti, mettiamolo in desktop così lo troviamo facilmente e chiamiamolo Tour 2 perché il Tour 1 l'avevo già fatto prima, salva. Ecco, adesso ci vorrà un po' di tempo perché comunque sta renderizzando, sta creando il video, sta incollando tutte le clip, ci vuole un po' di tempo. Io ovviamente vado un po' in fast motion, per voi dura poco ma in realtà durerebbe tanto. Ecco qua, le tre clip sono state unite e renderizzate. A questo punto possiamo cliccare apri oppure andiamo sul desktop come faccio io. Facciamo Windows D, andiamo sul desktop e andiamo a aprire la nostra bella clip. Eccoci qua ragazzi, questo qua è il nostro bel file che è un file MP4, per cui un file che possiamo metterlo in qualsiasi programma di editing, lo leggete dappertutto. Questo qua è il nostro bel file, ecco questo qua è il tour, diciamo, del globo che andava verso destra, è la prima clip che avevamo creato noi, vedete che si spostava verso destra, poi si alzava perché faceva un'entrata dall'alto verso il basso, che era la seconda clip, questa qua vedete come lui ha incollato anche i dati senza farci percepire a noi tra una clip e l'altra qual era il potenziale, diciamo, stacco, invece lui no, si è riposizionato. Bene, questa qua è la terza clip, vedete che noi abbiamo fatto una zoomata, ci siamo allontanati e adesso praticamente facciamo il tour del globo verso destra. Bene ragazzi, io direi di chiudere questo bel file, un file MP4 che possiamo metterlo dove vogliamo noi, possiamo metterlo in qualsiasi programma di video editing, possiamo metterlo in una slide di PowerPoint, possiamo metterlo anche come link di Excel, diciamo che è uno strumento molto molto valido, direi che comunque sta a voi poi giudicare, diciamo che è uno strumento anche un po' particolare, un po' strano, in alcuni casi un po' controverso, come dicevo all'inizio, noi non siamo abituati a vedere un qualcosa di simile in Excel, cioè in Excel noi non lo concepiamo come video analisi, ok? Noi l'abbiamo sempre concepito con grafici un po' diversi. Comunque è interessante, ha il suo perché e molti lo apprezzeranno, vediamo un po' come sono i feedback. Bene ragazzi, io direi che ho detto tutto, se ho detto qualche incorrettezza, bene, ben venga, ditemelo qua sotto nei commenti di YouTube, anch'io devo imparare da voi. Siamo arrivati alla parte finale del video, grazie per aver visto questo video fino alla fine, se vi è piaciuto ovviamente un like, iscrivetevi al mio canale perché se non siete mai iscritti vi consiglio di iscrivermi, ovviamente per voi non costa niente ma per me vuol dire tantissimo. Bene ragazzi, è tutto e alla prossima.